Poiché l'argomento principale cerchio Ifior, i labirinti della mente, attraverso Gianfranco e Tullia Solaris, 2001, Michel. Buonasera figli, né doni, né profumi, né carezze. Abbiamo pensato per questo ciclo delle favole di Ananda, poiché l'argomento principale è il piano mentale e quindi il corpo mentale, di usare anche i miei interventi non per portarvi delle carezze che agiscono sul corpo astrale, e il discorso sul piano astrale, ahimè, è già passato, non per portarvi doni, non per portarvi profumi, ma soltanto parole, nella speranza che queste parole, alla fine del ciclo, possano aiutarvi a percorrere con sicurezza i labirinti della vostra mente e possano aiutarvi a scoprire i trucchi, gli inganni che quella grandissima arma a doppio taglio che la mente è, molte volte vi propone lì davanti e vi crea delle grandi difficoltà. Abbiamo pensato quindi che il dono più grande che potremmo farvi nel corso di questi incontri sarà appunto quello di riuscire a darvi qualche aiuto in più per conoscere la vostra mente e quindi di conseguenza voi stessi. Io credo che sia un dono veramente grande questo, molto più grande di qualsiasi apporto, oggetto di materia preziosa, per voi naturalmente, che io possa creare. Naturalmente, con questo non voglio dire che non capiterà qualche occasione in cui passeremo tra voi per ricordarvi il nostro affetto, il nostro amore, sempre che ce ne sia bisogno. Ma, ahimè, sappiamo che molto spesso proprio la vostra mente ve ne fa sentire ancora il bisogno. Cercate quindi di ascoltare con attenzione tutto quanto vi verrà proposto e ci auguriamo poi, a fine ciclo, di poter trarre delle piacevoli conclusioni per voi e perché no, anche per noi. Per questa sera io comunque vi saluto e che la pace sia con tutti voi, carissimi. Michel.